Ciao a tutti amici, benvenuti su Worst in Action, un RTS gratuito in Early Access su Steam, dove vi voglio portare questa mia recensione di questo videogioco che mi ricorda parecchio Empire Earth, un RTS di vecchia data, dove si partiva dalla Stone Age, all'età della pietra, per arrivare alla fine alla Space Age, all'età dello spazio. Questo gioco mi ricorda parecchio quel vecchio gioco, non solo per la sua visuale, ma anche per lo stile, nel senso che tu parti da una preistoria per arrivare poi all'età più civilizzate, quindi all'età dello spazio. Questa è la schermata di gioco, dove in alto a sinistra abbiamo i settings e abbiamo qui le varie modalità di gioco: Free for All, Team Match, Armageddon, Sandbox, Survival, Campaign, Skirmish e Private Match. Queste tre sono multiplayer, mentre queste quattro sono single player. Questo è quello che tu puoi scegliere chi chiamare nella tua partita attraverso delle Secret Key Access. La Skirmish non c'è, perché è sotto lo sviluppo, così come la campagna, però c'è Survival, che questo mod sono in fase di sperimentale, però vorrei provare comunque. Mettiamo difficoltà, no, easy no, normale, mettiamo normale. Vediamo un po' com'è la modalità Survival, e dopo vi spiego la modalità Sandbox. Iniziamo. Allora, il gioco promette bene. Vediamo un po'. Ok, allora, noi abbiamo questo stoccolo che ci permette di difenderci dagli attacchi. Dobbiamo fare una casa. Facciamo una casa e poi dopo faremo. Potete ben vedere ad ogni costruzione il vostro numero di risorse cala. Non è come in altri giochi che a voi avete 100 di pietra, pigliate la casa e vi scalano subito 100 di pietra. Qui invece vedete proprio come le risorse vengono utilizzate dai vostri cittadini. È una cosa interessante, molto interessante. È particolare. Comunque, per adesso le due risorse principali sono la legna, che ti dà anche stone, che la materia principale è uno stone, e la legna ti dà sia pietra che stone, non so come, e poi c'è ovviamente il cibo. Fatto questo, noi abbiamo anche altri vari edifici, come per ora abbiamo una casa, il warehouse, che è un magazzino, il tempio, che ci servirà per avanzare nell'età del bronzo, il fight pit, una fossa di combattimento, del combattimento, della lotta, dove possiamo addestrare le nostre truppe, e poi c'è uno stone cutter che ci dà accesso alle nuove tecnologie. Ovviamente anche uno stronghold, una fortezza, una torre, come la volete chiamare, che ci permette di difenderci dai nemici. Potete per vedere, vi ricorda molto Empire Earth, anche perché se l'avete giocato vi godete sicuro della casa. La casa era più o meno simile, ma anche adesso vedete la caserma è quasi uguale, così anche come i soldati che adesso vi farò vedere. Insomma, è un gioco che richiama molto Empire Earth, e forse potrebbe essere un erede spirituale del gioco. Perché no? Perché no? Attenzione ai bug, perché se questa fortezza fosse stata qua, dove sto indicando adesso, i vostri abitanti non potrebbero muoversi, mai, non potevano mai muoversi. Comunque le basi di questo gioco ci sono e sono molto molto positive, sono molto contento di questo. Allora, dobbiamo fare un bello stone cut, che lo facciamo esattamente qui sul peripendio. Ci attaccano già. Oh, già ci attaccano, com'è possibile? Ah, ma non sono lanciatori di pietra questi. Occhio. Serve aiuto qua. Ok, ce la facciamo. Con molta calma possiamo farcela. Costruiamone un altro immediatamente. Ah, l'abbiamo perso questo. Cazzo. Compa mia, che non ho fatto il potenziamento qui.
potenziamenti delle armi per fare subito nuovi soldati, quindi mo stiamo prendendo un po'. Però ci stiamo riprendendo piano piano, Già gli fanno un male cane, ma è pazzesco, hanno un danno molto molto alto, Bisogna fare attenzione comunque. Comunque adesso abbiamo sconfitto i nostri nemici. Anche se con un po' di problemi, hanno un attacco molto molto alto, ragazzi. Quindi sì, è in fase sperimentale, però dovrebbero già diminuire in attacco. E dobbiamo anche fare attenzione ai vari bug che potrebbero esserci, perché costruendo così i nostri edifici potremo far buggare involontariamente i nostri uomini. Ed è una cosa che non dovrebbe accadere, speriamo. Comunque dobbiamo ricostruire. Quindi abbiamo un ultimo qua, perché ha una linea di difesa. E costruiamo una casa. Possiamo costruire un tempio qui. E io metto già le fondamenta, perché il cibo ci sta, quindi iniziamo già la costruzione. Ok, la costruzione è iniziata. Per ora prendiamo il cibo. E al massimo... Ah cazzo, vedete che mo si è buggato il gioco? Speriamo di no. Chi è? Dove? Chi è? Cosa? Ci attaccano da questo lato. Che palle! Ci attaccano ovunque! Ci attaccano ovunque! Questa è una cosa che mi dà un po' fastidio. Non perché io non voglia avere il conflitto, no? Ma perché semplicemente non ho il tempo di fare le risorse. No, no, riparate! Cazzo. Devi avere un piano in mente già dall'inizio, perché altrimenti non vai avanti. Cioè, guardate qua, non riusciamo a fare due passi che ci ammazzano. Abbiamo i lavoratori che ci salvano in culo adesso, ma... Comunque, questa è la modalità survival, una modalità dove verremo costantemente attaccati da questi nemici per il corso di queste epoche, e sarà molto dura perché dovremo avere un piano ben specifico, sapere già come muoversi, quale strutture fare, quali soldati addestrare, quali tecnologie svilupparsi e creare una difesa costantemente. Creando una difesa costantemente e cercando anche di avere risorse in modo tale da creare nuove difese o di passare d'epoca. Questa è la modalità survival, io l'ho fatto a difficoltà normale. Un'altra modalità disponibile oltre a quelle come Free for All, Team Match o Armageddon, ci sta anche Sandbox, sperando che la mappa sia diversa, che non sia sempre la stessa. Sandbox, lo dice già la parola, dobbiamo costruire e noi costruiremo senza problemi. E fino a qua tutto ok. Che bene, è cambiata la mappa, sono molto contento. Get resources. Questo qua ci permette di darci tutte le risorse del mondo, cosa che adesso io farò. Ne voglio prendere perché vi voglio far vedere una cosa. Allora, adesso noi costruiremo le nostre case. Vi voglio far vedere bene il passaggio d'epoca, in modo tale da farvi avere un'idea chiara del gioco. La modalità survival deve essere giocata in tutta tranquillità e bisogna godersela, e perché bisogna essere precisi e bisogna avere un piano. Qui invece si può andare come si vuole, non c'è un piano, non ci sono obiettivi, tu vai e costruisci. Quindi sì, questo gioco ve lo consiglio senza ombra di dubbio. Ve lo consiglio perché per chi ama questo genere di giochi, chi ama questi strategici in tempo reale, beh, credo che si troverà a casa con questo gioco. Credo che si troverà davvero a casa, perché ricorda molto i giochi vecchio stampo, difficili. C'è una tigre. Oh oh oh, madò. Sì, ma che cazzo, ma che danno c'hanno? Tu fuggi, scemo. No, ma quanti cazzo sono? Vabbè, ho perso tutti. Bene.
Vediamo un po' il passaggio d'età. Oh, ok. Interessante. Se fanno un upgrade. Facciamo un upgrade. Questo è nuovo, eh. Interessante. Bello, molto bello, bellissimo. Però che ogni cosa viene upgradata senza problemi così. Siamo noi che dobbiamo scegliere, cioè che dobbiamo decidere. Bello, 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 bello. Molto interessante. Davvero interessante. Sono colpito da questo. Anche il porto, facciamo il porto. Vediamo un po'. Possiamo esplorare l'area, bellissimo. Bello questa cosa. Ah, adesso qua c'è il nostro centro città. Possiamo già fare Iron Age, perché giustamente abbiamo già. Wow, bello, bello, bello. Questo gioco mi sta piacendo. Molto, è molto carino. Possiamo anche fare un upgrade ai nostri soldati, giustamente direi, che non lanciano le pietre, ma usano le pietre. Questo è un errore mio, che prima avevo detto, avevo fatto il paragone, questo è stato un mio errore, quindi chiedo scusa. Vediamo un po'. Bengo, 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 bengo. Sono molto euforico. È un gioco molto interessante, molto interessante. Che poi però è gratis, quindi io ragazzi vi consiglio di approfittarne, veramente di approfittarne, perché credo che non rimarrete delusi. Certo, ci sono i bug o dei glitch che vi bloccano proprio il vostro omino. Però è un rischio da pagare, anche perché è in alfa. In early access, quindi ci sta prima che finisca. Oh, che bello. Ah, posso permettere ancora di più la crescita, benissimo. Bello, 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 molto bello. Figo anche questo, che lo facciamo. Guardian Tower, quindi questo lo posso potenziare. Bello, bello. Sono molto, molto contento. Voglio vedere anche le banche come sono. Anche i Fisher ci sono. Ho capito, ma come cazzo fai? Ah, ma questo è preciso proprio. Mancherebbe a questo gioco, adesso ve lo dico, un vessillo su cui posizionarlo su un terreno in modo tale da far arrivare tutte le truppe lì. Quello è bello, quello sarebbe bello. Attenzione, che cambiamenti. Quanti bei cambiamenti. Bengo, 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 bengo. Molto carina sta cosa. Ah, questo da una stanga è diventata una caserma dove posso. Ah no, aspetta. Ah no, posso scegliere. Benissimo. Wow, beh, no, è benissimo questa cosa.
Va bene, io credo che questa mia recensione possa finire qua. Sono convinto che questo gioco farà dei grandi passi avanti. Sono convinto che questo gioco ci darà la possibilità di vivere di nuovo quegli RTS vecchio stampo. Io sono sicuro. L'idea non è male, l'idea non è male, un early access ha tutto il tempo per svilupparsi, per crescere, per arrivare ad un prodotto finito e chi sia un prodotto finito molto molto buono. Le basi ci stanno, devono migliorare un po' di cose, come il danno dei nemici che devono abbassare un po', devono aumentare invece il nostro, devono eliminare un bel po' di bug, la strada è lunga, ci sono tutti i presupposti perché questo gioco possa diventare un ottimo RTS. Questa recensione è finita qua. Vi consiglio di provare questo gioco ora che è gratuito e vi consiglio di arrivare fino alla fine di tutte le civiltà in modo tale da potervi godere una vasta gamma che questo gioco vi può offrire. E niente ragazzi, per me questo gioco è per ora positivo. Per me però è un voto positivo, si sta promuovendo molto bene e niente, vi consiglio di provarlo. Ma ci vediamo sul prossimo video. Ciao ragazzi.